Allora amici, buona serata. Stasera è un'occasione speciale. Siamo già entrati nella modalità Viaggio nel Movente Summer Edition e stasera cogliamo l'occasione per presentare il mio ultimo libro, Versace, Autopsia di un delitto impossibile. Così entreremo nel merito di quello che effettivamente è il resoconto tecnico e basato sugli atti di una vicenda giudiziaria che comunque, nonostante i 25 anni ormai trascorsi, il 15 luglio sarà il 25° anniversario della morte di Gianni Versace, ma non ha ancora smesso di far discutere e anche non ha ancora smesso di alimentare ipotesi complottiste che, come vedremo, sono alquanto fantasiose e infondate. A tra pochissimo! Eccoci qua amici, buonasera. Insieme a noi stasera c'è Laura Marinaro, la nostra giornalista di punta, e stasera, appunto, come vi dicevo, vi preannunciavo, parliamo di questo mio ultimo lavoro insieme, che è uscito a pochi giorni di distanza dall'altro testo che abbiamo presentato la settimana scorsa, ossia Nella tela del ragno. Stasera invece ci concentriamo proprio sul delitto di Gianni Versace e in realtà sull'assassino di Gianni Versace, perché il testo, buonasera a tutti intanto, il testo è dedicato proprio alla ricostruzione di quello che è il percorso psicologico, proprio il viaggio nel movente nella sua accezione più tecnica, di Andrew Cunanan attraverso tutta la sua storia, quindi a partire dall'infanzia, caratterizzata da due genitori estremamente disturbati, insomma ci sono un po' tutti gli ingredienti che possono arrivare a trasformare un soggetto da narcisista malevolo a psicopatico e infine anche a killer spietato. Con noi stasera chiaramente Laura Marinaro, che mi ha già intervistato per il testo, sì. E che con Giallo è uscita con uno speciale proprio questa settimana dedicato al caso Versace. Ripeto, tra qualche giorno, il 15 di luglio, saranno 25 anni dall'omicidio di Gianni Versace, e che è che riporta anche un'intervista di Santo Versace, che devo dire ha speso parole molto, molto belle nei miei confronti, e anzi nei confronti del libro, proprio perché secondo lui finalmente farà definitivamente luce su quella che è da sempre l'ombra oscura che accompagna la vicenda, ossia che Gianni Versace sia stato ucciso non da un folle psicopatico come Andrew Cunanan, ma addirittura dalla mafia, e Cunanan fosse stato sacrificato facendo credere che si sia trattato di lui come assassino, ma in realtà, come vedremo, le cose sono andate esattamente così. Non c'è nessuna pista mafiosa, non c'è nessun depistaggio, non c'è nessun complotto, purtroppo è l'opera di un folle. E nel testo queste informazioni vengono dettagliate e ancorate ad altri obiettivi. Laura, cominciamo da te, insomma, quali aspetti ti hanno maggiormente interessato in questo libro? Allora, innanzitutto, buonasera a tutti, il libro ve lo consiglio perché non solo racconta tutta la verità, quindi attraverso ovviamente la disamina scientifica da parte della dottoressa Bruzzone della personalità di Andrew Cunanan, ma racconta anche chi era Gianni Versace e chi è diventato poi per Cunanan, perché è fondamentale. Quando Gianni Versace aveva 40 anni, era nel pieno della sua attività, del suo successo, un successo mondiale pazzesco. Ricordiamo che aveva 134 negozi in tutto il mondo, era amatissimo dalle più belle donne del mondo e aveva dei negozi ancora adesso. Io sono stata a New York qualche giorno fa e ho fotografato il negozio sulla Quinta Strada ancora. Tra l'altro sembra che in questi giorni sia in vendita la sua meravigliosa casa, tra l'altro, a New York. Anche lì. Quindi, mentre lui era all'apice del suo successo, era tra l'altro amatissimo, veramente amatissimo, questa persona, che è nata nel 69, che aveva un quoziente intellettivo tra l'altro altissimo,
da una famiglia alla fine modesta, decide di annientarlo. Quindi è bellissimo il libro perché proprio racconta su piani temporali anche diversi la vita di Gianni Versace, quindi chi era lui, e la vita di Andrew Cunanan, quindi voluto, il suo assassino. Voluto queste traiettorie, queste due vite, infatti, che sulla carta mai avrebbero dovuto incrociarsi, certamente infatti, non in maniera così distruttiva. Io ho proposto al mio editore, a Rai Libri, il titolo Autopsia di un delitto impossibile, perché effettivamente che Gianni Versace potesse finire così ammazzato, come veramente, veramente, in maniera assurda, davanti alla porta della sua, sì, sontuosa villa a Miami, era qualcosa che difficilmente si poteva ipotizzare. Considerate che Gianni Versace non ha mai voluto neppure avere la scorta, era una persona che si muoveva con la massima libertà, perché non riteneva di poter attirare l'attenzione malevola di qualcuno al punto da desiderare di ucciderlo. Quindi era tranquillissimo da sotto questo profilo, ed era anche una persona molto abitudinaria, peraltro, e chiunque ha approfittato proprio di queste due, l'ha ben studiato. E cominciamo proprio da lì, dalla storia di Cunanan. Il libro parte dalla ricostruzione praticamente degli ultimi istanti di vita di Gianni Versace, quindi diciamo è un po' un viaggio a ritroso. Un viaggio nel tempo, e parte proprio dalla scena del crimine primaria, cioè dal ritrovamento del corpo di Gianni Versace, ormai agonizzante a terra, sostanzialmente ancora vivo, perché in realtà poi la sua morte verrà constatata all'ospedale, diciamo, al principale ospedale di Miami, però in realtà già spacciato fondamentalmente, attinto da due colpi d'arma da fuoco, la terribile Taurus 40 di cui abbiamo sentito parlare, spesso anche, devo dire, a sproposito, e il secondo colpo che invece lo attinge proprio al volto, una volta a terra, sì. E secondo colpo che rimane nel cranio di Versace, primo colpo che invece trapassa il cranio, e come insomma nel libro dimostro, anche perché voi non ci crederete mai, ma è stata fatta l'autopsia al piccione. Cosa succede praticamente? Perché la pista mafiosa? Infatti, raccontaci questo, perché viene alimentata questa pista assurda, tra l'altro per un particolare assurdo anche quello. Ma anche lì diciamo che le tesi più fantasiose, quando muore qualcuno di molto importante, molto famoso, e anche se vediamo insomma una figura che comunque divideva un po' anche l'opinione pubblica, no? Basta pensare a quello che è successo al suo funerale, celebrato in Duomo a Milano, ma di qualcuno che aveva storto il naso, perché secondo loro, per lo stile di vita che conduceva, non avrebbe dovuto avere... Sì, anche diciamo, perché a quei tempi magari... Parliamo veramente del 1997, può sembrare un'epoca lontanissima, ma in realtà è un'epoca in cui effettivamente ancora, diciamo, i costumi sessuali e la morale sessuale era molto rigida, lo è ancora ora, ma all'epoca lo era molto di più, e c'era molta meno tolleranza nei confronti dell'omosessualità, e anche chiaramente nei confronti di chi la praticava, soprattutto in maniera plateale. Alla luce del sole, certo. Alla luce del sole, come faceva Gianni Versace, quindi in questo anche era un pioniere, è stato un pioniere molto coraggioso. Sì, sì. Probabilmente il fatto di fare in qualche modo lo stilista, quindi di occuparsi di arte, di una forma d'arte, l'aveva un po' protetto rispetto a certe situazioni. Però, diciamo, al momento della sua morte, quando decisero di celebrare il funerale in Duomo a Milano, effettivamente, Milano che chiaramente ormai era la sua città La sua patria da tanti anni, Però più di qualcuno, insomma, non accorse con favore questa decisione. Però che succede fondamentalmente? Vicino al corpo di Gianni Versace, a distanza di qualche metro, viene trovato un piccione morto, trafitto, diciamo, da un oggetto. C'è chi parlò di spilloni, c'è chi parlò di tutta una serie di fantasiose ricostruzioni, perché poi alla fine, chiaramente, chi più ne ha più ne metta, no? Cioè, se parliamo di fantasia, c'è gente che galoppa in maniera anche abbastanza rapida, insomma, senza grossi limiti. Quindi che succede? Trovano questo piccione a distanza di qualche metro dal corpo di Versace e quindi evocano la pista mafiosa. Perché? Perché effettivamente, soprattutto insomma qualche anno prima, nel gergo simbolico mafioso, per firmare gli omicidi di soggetti che venivano ritenuti dei traditori o dei chiacchieroni, quindi degli informatori, cosa succedeva? Venivano assassinati, spesso con armi da fuoco, e all'interno della bocca veniva fatto ritrovare un uccello morto, ma all'interno della bocca. Questo era il segnale, la firma mafiosa per dire sei stato giustiziato, perché sei uno che non riusciva a tenere la bocca chiusa, ok? Ma qui è qualcosa di completamente diverso, cioè qui c'è un piccione a distanza di diversi metri dal corpo di Versace, che voglio dire, non,
non aveva certamente questo tipo di situazione, ma nonostante ciò questo elemento venne negli anni, ma anche recentemente, io ho visto anche un servizio recente di un importante programma italiano che ancora evoca la pista mafiosa facendo riferimento al famoso Piccione. In realtà il Piccione venne, perché all'epoca se lo porsero il problema naturalmente, venne esaminato e sottoposto a autopsia. Sì, infatti. E dall'autopsia del Piccione emerse che effettivamente era stato trafitto da una porzione che si era frammentata del primo dei colpi che aveva attinto il capo di Gianni Versace, che aveva trapassato praticamente il cranio. E di conseguenza nulla, diciamo, di così particolarmente eclatante, se non la tragica fine di un piccione che stava volando nel momento sbagliato, nel posto sbagliato. Esatto. Infatti. Quindi anche questo aspetto, insomma, era stato... Però vi assicuro che questo elemento ha alimentato nel corso degli anni una serie di chiacchiericci più o meno squallidi anche per certi versi, gettando ombre non solo su Gianni ma anche sulla sua famiglia, anche sulla sua famiglia, che non c'entrava niente, infatti, sull'azienda, naturalmente, che era tutto prive di fondamento, tant'è vero che la famiglia Versace ha vinto diverse cause per diffamazione proprio perché alcuni giornali all'epoca avevano cavalcato un po' troppo frettolosamente, diciamo, questa pista. Quindi lì, diciamo, questo elemento addirittura collegato al discorso del famoso Piccione come pseudo firma mafiosa, si ritenne che, e lì mi dispiace perché ci cascò anche Chico Forti, insomma, col sorriso della Medusa, infatti, capitoli, infatti. Libro, mi dispiace molto, ma gliel'ho dovuto smontare pezzo per pezzo quel documentario. Infatti. Obiettivamente, atti alla mano, foto dell'autopsia, foto del soggetto sulla scena e quant'altro, in realtà non c'è nessun dubbio sul fatto che Andrew Cunanan si sia sparato mentre era all'interno della houseboat, nella posizione che ha assunto sulla houseboat al secondo piano, perché diversamente avremmo avuto sia ipostasi che una condizione di rigore, soprattutto le tracce di sangue che fuoriescono dall'orecchio, perché lui si spara, ma si spara con la canna all'interno della bocca, quindi non c'è un foro e non c'è neanche un foro d'uscita, perché il proiettile rimane conficcato all'altezza praticamente della nuca, c'è un rigonfiamento che viene descritto proprio anche in sede autoptica, quindi sostanzialmente rimane all'interno. Ovviamente l'energia cinetica sviluppata dal colpo fa produrre una, diciamo, un grande trauma a livello cerebrale, che produce poi una, diciamo, un sanguinamento, in realtà un percolamento esterno, in particolare dall'orecchio, perché è sangue che deriva direttamente dall'encefalo, che chiaramente si è danneggiato in maniera letale. E quel sangue testimonia che la colatura di quel sangue testimonia che la salma da lì non è mai stata spostata, perché se avessimo assistito a uno spostamento della salma immediatamente dopo l'esplosione del colpo, avremmo trovato tracce di sangue disposte diversamente rispetto a quelle che sono presenti sulla scena, che sono perfettamente coerenti col posizionamento della salma sul letto e anche il posizionamento della famosa Taurus, perché sparandosi con la canna all'interno, questo movimento di rilascio, perché chiaramente il colpo ha interessato l'encefalo, in particolare la parte cerebellare, c'è stato un cedimento immediato dell'asse muscolare del braccio che deteneva la pistola. La pistola è abbastanza pesante, perché una Taurus 40 è una pistola grossa, e quindi nel posizionamento assunto dalla salma, un po' semi sdraiato sul letto, ma con col busto appoggiato allo schienale del letto, chiaramente la pistola ha fatto questo movimento ed è rimasta sulla mano esattamente in corrispondenza della zona inguinale. Quindi anche quello è un posizionamento assolutamente coerente. Peraltro io negli anni ho avuto diversi casi di soggetti che si sono suicidati con armi da fuoco molto potenti, al pari della Taurus 40, usando una metodologia, diciamo, molto simile a quella di Cunanan, quindi o sparandosi alla tempia o sparandosi all'interno del cavo orale, e hanno assunto un posizionamento assolutamente sovrapponibile a quello di Cunanan. Quindi anche lì tutta una serie di affermazioni che sono contenute nel documentario, che potete vedere perché lo trovate online, che si chiama Il sorriso della Medusa, in realtà non sono dove Forti critica compatibili. La polizia di Miami e l'FBI, adducendo una serie di scenari in qualche modo, diciamo, non chiariti, secondo Forti, in realtà non c'è nulla di particolarmente anomalo. Anche il fatto che siano arrivate in forze tutta la polizia di Miami e l'FBI all'houseboat. Vabbè. Appunto, muore Versace. Ecco, Roberta, spiega bene come arrivano a Cunanan. Allora, lì la storia è un po' lunga, insomma. Allora, in buona sostanza, Andrew Cunanan è un soggetto che ha una vita assolutamente sregolata, si dedica alla prostituzione, ai film porno sadomaso, alla
allo spaccio di stupefacenti, di testosterone, si fa mantenere da diversi uomini anziani imprenditori nell'arco degli anni, vive una vita al di sopra di ogni sua possibilità realistica perché viene mantenuto, e quindi, e poi insomma si dedica a ogni tipo di depravazione possibile e immaginabile. La madre non accetta questo suo stile di vita e con lui ha un rapporto estremamente conflittuale. Il padre è un soggetto allucinante che a sua volta, insomma, un mitomane, un narcisista maligno anche lui. Anche la madre ha una personalità improntata all'aspetto narcisistico e anzi, se vogliamo, forse i danni peggiori nella mente di Kynanan li fa la madre, che lui è l'ultimo di quattro figli e lo convince di essere l'unico veramente speciale, talmente bello, talmente intelligente che non deve spendersi, non deve faticare per ottenere quello che vuole. Quindi lui aderisce a questa idealizzazione materna e al contempo questa madre, proprio perché lo continua a nutrire dal punto di vista narcisistico in maniera malevola, non lo lascia mai andare, non lo lascia mai crescere. Quindi lui di fatto fa una grande fatica a staccarsi da questa figura materna, che ogni volta che percepisce che lui vorrebbe in qualche modo vivere una vita diversa e comunque non così appiccicato a lei, manifesta problematiche, malesseri, malattie e via discorrendo. Quindi una madre profondamente malevola, con un padre dall'altra parte completamente disfunzionale, anche lui un narcisista, un mitomane, che verrà poi incriminato per aver rubato svariate centinaia di migliaia di dollari ai propri clienti, perché faceva il broker, quindi faceva, diciamo, un'attività dove investiva soldi degli altri. A un certo punto viene incriminato perché ha rubato parecchi soldi e scappa nelle Filippine. La madre, la Mary Ann Schillaci, di origine italiana, comincia ad avere grossi problemi economici, accetta l'aiuto economico degli altri figli, ma non di Andrew, perché essendo un soggetto peraltro con una morale cattolica molto rigida, molto ferma, capisce che il figlio non guadagna quei soldi in qualche modo, onestamente, e di conseguenza non accetta il suo aiuto. A questa cosa scatena in Andrew una grossa reazione rabbiosa, quindi ha uno scontro con la madre anche molto importante, la spinge, le fa male, e la madre le dice che non lo vuole vedere mai più. A quel punto lui che fa? Torna nelle Filippine convinto che quello che il padre gli aveva detto, cioè che là avevano terre, possedimenti, ricchezze e quant'altro, fosse vero. In realtà allora scopre che il padre è un altro bugiardo compulsivo, di quelli proprio da competizione, e si trova in una condizione di povertà vera. Il padre vive praticamente in condizioni di assoluta indigenza. Questa cosa lo sconvolge e è costretto a prostituirsi nei peggiori bordelli delle Filippine per fare i soldi necessari per tornare in America, perché ormai lui ha finito completamente i soldi. Quando torna in America non è più la versione di Kynanan che gli altri erano abituati a conoscere, certamente vanesio, certamente presuntuoso, mitomane, bugiardo, quanto volete, ma c'è anche una parte invece più oscura e più distruttiva che lui chiaramente comincia a manifestare in maniera sempre più crescente. Riesce a tornare, un viaggio assolutamente complicatissimo, e si trasferisce a San Francisco. Si trasferisce a San Francisco perché chiaramente San Francisco all'epoca, insomma, parliamo per l'omosessuale, era comunque una città molto aperta e molto disponibile, molto accogliente nei confronti degli omosessuali. C'è proprio un quartiere, c'è ancora oggi, ancora adesso, che effettivamente è un quartiere dove, diciamo, c'è una forte presenza comunità, di latini omosessuali. Quindi va lì e comincia la sua seconda vita sostanzialmente, dedicandosi alla prostituzione come prima, e però lì diventa anche molto gettonato come schiavo sessuale all'interno di pellicole sadomaso molto estreme. Quindi si fa una certa reputazione come soggetto pronto a qualunque tipo di situazione, fondamentalmente, a qualunque tipo di richiesta. Questo gli attrae l'attenzione di molti ricchi, ricchissimi imprenditori americani che, siccome lui, oltre ad avere un bel fisico, oltre ad essere molto disponibile sessualmente, aveva anche un quoziente intellettivo molto elevato, superiore a 140, quindi un quoziente intellettivo, diciamo, assolutamente al di sopra della media. Peccato proprio per questo, perché con tutto quel potenziale poi di fatto peccato in una vita totalmente priva di obiettivi, no? Se non quello di continuare a fare la bella vita alla spesa degli altri, fondamentalmente. Quindi non è riuscito poi a mettere effettivamente a frutto tutta quella capacità cognitiva, quella che sulla carta poteva davvero, insomma, trasformarlo in un uomo di successo veramente.
Quindi che cosa fa? Comincia a dedicarsi a questo tipo di attività, si fa mantenere di volta in volta da questi ricchi imprenditori finché conosce prima Jeff Trail. Jeff Trail diventa prima un suo amante e poi diventa un carissimo amico, sostanzialmente il miglior amico che abbia mai avuto. Poi, subito dopo, conosce David Manson. David Manson, architetto, è l'uomo dei sogni di Andrew. Lui si innamora perdutamente di David e chiaramente si vergogna di dirgli come tirava avanti, cioè come mai aveva tutte quelle ricchezze disponibili, lo invitava in cene faraoniche, hotel meravigliosi, viaggi meravigliosi, ma chiaramente non era lui a pagare. Diciamo che di volta in volta gli imprenditori che lo mantenevano gli lasciavano anche la possibilità di farsi anche un po' i cavoli suoi, insomma, senza grossi problemi, c'era un problema di assoluta fedeltà. Però l'importante è che quando loro lo volevano... Certo, lui fosse disponibile. Esatto. Dopodiché aveva tutta una serie di benefit, carte di credito illimitate, sì, sì, sportive lussuose e via discorrendo. Quindi lui aveva abbagliato David Manson con questa, diciamo, sua ricchezza chiaramente per interposta persona. E quindi all'inizio un po' si erano frequentati e Andrew si era innamorato perdutamente di questo David, finché David comincia a capire che qualcosa non va, perché Andrew ha delle richieste sessuali estreme, quindi aveva degli aspetti anche parafilici, al di là di quello che faceva in queste pellicole o come schiavo sessuale, c'era proprio degli aspetti suoi di tipo sadomasochistico, diciamo che poi lui metteva in campo anche quando aveva rapporti non mercenari, ok? E David Manson questa parte di Andrew non è che l'apprezzasse granché, per cui i due a un certo punto per decisione di David smettono di frequentarsi. Lui si confronta con Jeff Trail, che nel frattempo trova lavoro anche lui a Minneapolis. David Manson è di Minneapolis e Jeff Trail, che prima stava a San Francisco, si trasferisce a Minneapolis perché trova lavoro lì. Morale della favola, lui rimane praticamente da solo a San Francisco. Sì, qualche frequentazione ce l'aveva, ma poca roba. E contemporaneamente, quindi tra la fine del 96 e l'inizio del 97, quando poi comincerà proprio la parabola di discesa agli inferi vera e propria, decide che non vuole più fare il mantenuto, quindi non vuole più avere amanti ricchi che lo mantengono e lascia il suo ultimo amante storico, che era quello che di fatto lo manteneva già da diverso tempo e gli consentiva di andare di altissimo livello. Morale lascia questo qui convinto che tanto sicuramente, essendo una persona con grandi risorse cognitive, sarebbe stato in grado di fare i soldi che gli servivano per mantenere quello stile di vita, molto dispendioso, potete immaginare. Quindi, che succede? Che in realtà non è così, quindi riprende in maniera più massiccia l'attività di prostituzione e soprattutto comincia a spacciare in particolare testosterone, anabolizzanti e cocaina. Quindi, che succede? Che la voce si sparge però, perché nel frattempo lui, che chiaramente comincia questa discesa, diciamo questa parabola discendente, anche attraverso una serie di segnali, come non prendersi più cura maniacalmente del suo aspetto fisico. Lui era sempre stato uno attentissimo alla forma fisica, si allenava tantissimo e quant'altro, comincia a non allenarsi più, convinto che bastasse qualche puntura di testosterone per comunque continuare ad avere una forma fisica adeguata, insomma. Il problema è che non è così e mette su parecchio peso nell'arco di pochi mesi e più persone cominciano a dirgli che guarda che, insomma, non va bene, nel senso che se vuoi continuare a fare un certo tipo di vita, naturalmente devi tenerti maggiormente. Lui questa cosa non la recepisce. A un certo punto si trova in grosse difficoltà economiche perché le carte di credito dell'amante nel frattempo si esauriscono, le linee di credito pure, le macchine ha dovuto restituirle, quindi la sua vita e non aveva neanche una casa fondamentalmente. Quindi decide di chiedere aiuto alle due persone che sulla carta erano quelle a cui lui si sentiva più legato e che pensava fossero legate a lui fondamentalmente. In realtà Jeff Trail non lo sopportava più. Diciamo che uno dei motivi per cui aveva deciso di trasferirsi e andare via da San Francisco era proprio perché non voleva più vederselo davanti. Questa cosa non gliel'aveva detta in maniera, diciamo, aperta, chiara, però diciamo che uno dei motivi del trasferimento di Jeff Trail era proprio che non voleva più avere a che fare con Andrew Cunanan. Lui questa cosa non l'aveva capita, per cui che succede? Decide comunque di andare a trovare Jeff Trail e Madison a Minneapolis. Morale, Jeff Trail si trova un po' costretto a ospitarlo, quindi lo lascia andare a casa sua per qualche giorno, nel frattempo lui è fuori città col fidanzato nuovo, fidanzato che aveva. Quindi che succede? Andrew è molto deluso chiaramente, no? Perché pensava che tra David e Jeff
considerati da lui gli unici esseri umani che avevano un interesse, diciamo, benevolo nei suoi confronti, si aspettava che chiaramente lo aiutassero, un'accoglienza diversa, un maggiore supporto. Insomma. Invece questi due non è che abbiano molta voglia di averci a che fare, anzi Jeff lo lascia a casa sua, sì, gli dà la possibilità di stare a casa, ma da solo, quindi lui si trova in una città che non conosce, da solo, a casa di Jeffrey. Comincia a ficcanare, insomma, a ficcanasare un po' in giro per casa e trova la Taurus 40, che Jeff Trail deteneva regolarmente, perché lui aveva un passato nella marina militare e compagnia cantante. Quindi la Taurus 40 arriva dalla casa di Jeff Trail. Morale, lui chiama diverse volte David Manson, dice dai, ma vediamoci, ma almeno una cena, ma parliamo, eh? David Manson va a cena con lui. Si vedono per cena e lui e David Manson gli fa capire, guarda che noi non siamo così disponibili nei tuoi confronti, cioè arrangiati, nel senso che non è su di noi che devi contare. E ti dico anche che Jeff non ti sopporta, cioè Jeff non ti apprezza minimamente, e ti sta dando una mano, ma è l'ultima volta che lo fa e gli è pesato ospitarti a casa sua. Quindi gli dà un po' di informazioni, chiaramente Andrew prende malissimo. Decide a questo punto di chiedere un chiarimento con tutti e tre presenti, quindi lui, Jeff e David. E quindi David organizza una cena a casa sua dove invita Jeff Trail e chiaramente anche Andrew. E questo è l'inizio proprio dell'apoteosi finale. Perché quella cena chiaramente finisce malissimo. Jeff evidentemente deve avergli detto chiaro e tondo, perché ha scatenato una furia distruttiva in un soggetto che ormai era fuori controllo, ma ha scatenato una furia distruttiva che è tipica di chi si sente rappresentare per quello che è, insomma, gli si mette davanti uno specchio che lui non è la cui immagine lui non è in grado di tollerare. Quindi lui se la prende con Jeff Trail. In casa c'è, siccome David Manson stava facendo dei lavori, c'era una cassetta con gli attrezzi. Nei vari attrezzi c'era anche, tra i vari attrezzi c'era anche un martello. Prende sto martello e fracassa con decine di colpi la testa di Jeff Trail. Jeff Trail. Davanti a un impietrito David Manson, che rimane di ghiaccio. Morale, addirittura David Manson aiuterà Cunanan a avvolgere il corpo di Jeff Trail in un tappeto e a nasconderlo dietro il divano di casa di David. Nel frattempo, queste sono cose che ricostruiamo sulla scorta di una serie di testimonianze, perché ovviamente Jeff e David moriranno, per cui non è che ce l'hanno raccontato loro, ma ci sono una serie di testimonianze che ci portano a poter, diciamo, ricostruire quello che accade nei tre giorni successivi, prima che venga trovato il corpo di David Manson, ucciso con una serie di colpi da Taurus 40. Anche nel caso di Manson, uno dei colpi rimane all'interno del corpo di David Manson, perché è un munizionamento scamiciato, quindi non è un munizionamento, diciamo, che ha un potere, diciamo, trapassante così netto, perché se incontra una superficie dura come un osso può frantumarsi e rimanere all'interno del corpo della vittima. Peraltro il terzo colpo rimarrà proprio all'interno del cranio di Cunanan, quindi insomma non è qualcosa di così anomalo in considerazione del tipo di arma e dell'andamento che ha avuto con diverse vittime. Quindi che succede? Nel frattempo David Manson passa tre giorni con Cunanan e viene visto in giro con Cunanan a portare a spasso il cane di Manson, insieme nella jeep di Manson, a mangiare insieme in un ristorante. Quindi quando poi gli amici di Jeff cominciano a capire che questo non risponde più al telefono e nessuno sa che fine abbia fatto, e gli aveva detto che andava a cena da David Manson, la polizia arriva a casa di David Manson. Nel frattempo Cunanan e Manson se ne sono andati, quindi trovano il cadavere di Jeff Trail e all'inizio pensano che Manson sia un complice di li vedevano insieme nei giorni successivi all'omicidio, ok? In realtà non è così. David Manson è rimasto sicuramente perché aveva il terrore di fare la stessa fine di Jeff, come purtroppo poi ha fatto, e viene trovato in un lago, diciamo, a una circa quarantina di miglia da Minneapolis, ucciso appunto con una serie di colpi con la Taurus 40, e Cunanan si allontana con l'auto la jeep di David Manson e si reca. Tutto questo avviene quindi con un intervallo temporale molto ridotto tra le varie aggressioni. Si reca, c'è un terzo omicidio che non c'entra niente, no? Allora, a Chicago c'è anche qui sono diverse scuole di pensiero, ok? Cosa succede? Lui lascia la macchina di David Manson in un parcheggio a poca distanza dall'abitazione di quella che sarà poi la sua terza vittima, ossia il ricco imprenditore anziano Lee Midwin, ok?
La famiglia di Lee Miglin ha sempre ribadito che Lee Miglin non era vero, che lui non avesse mai avuto contatti, tantomeno di natura omosessuale. Però sulla scena del crimine ci sono delle riviste omosessuali che difficilmente Kiernan poteva riportare con sé, perché insomma erano anche abbastanza datate. In più c'è un report di un agente del FBI che è nel fascicolo dell'indagine, che dice che nel 96, a fine 96, sì, a Chicago, venne fermata un'auto lussuosa con all'interno tre uomini. Due di questi uomini erano Lee Miglin e Andrew Cunanan, e il terzo era un altro prostituto di Chicago, infatti, che operava nella zona di Chicago. Quindi, con questa lettura facciamo un po' fatica a pensare che non ci fossero stati pregressi rapporti, anche perché Cunanan mostra una certa confidenza con, infatti, la vita di Miglin. Si cambia, prende delle cose, ruba degli oggetti, sa dove è il denaro, insomma, e soprattutto su Lee Miglin ne combina di tutti i colori. Lee Miglin, sì, è l'unica vittima che viene proprio torturata e seviziata prima, sì, di venire uccisa. Peraltro gli costruisce sul capo proprio una sorta, col nastro, una sorta di maschera molto simile a quella che si usa nelle pratiche sadomaso, sì, quindi che, diciamo, praticamente lascia aperti solo gli orifizi respiratori e basta, ok? E lo colpisce con tutta una serie di maniere, lo tortura veramente, lo lega, e anche lì la cosa strana è che questo Miglin si lascia legare senza opporre alcuna resistenza, senza neppure gridare. Sì, è vero che Kiernan era armato, ma effettivamente, insomma, c'è un aspetto che probabilmente lascia anche ipotizzare, anche da alcune fotografie, che in realtà forse Miglin aveva inteso che quella sera stesse accadendo qualcosa di molto diverso, probabilmente qualcosa che aveva a che fare con la sfera sessuale. Questo, diciamo, è un po' l'ipotesi, anche alla luce di questo, appunto, di questo verbale dell'FBI che dice appunto che c'era questa possibilità. Quindi ci sono due scuole di pensiero: la famiglia dice no, assolutamente è una vittima casuale, come lo sarà William Reese subito dopo. Sì. C'è chi invece sostiene, e francamente tendo a privilegiare la seconda, che si conoscesse, il tempo che ha passato lì, tutto il tempo che si è preso con Lee Miglin per torturarlo, sì, per seviziarlo. Tutto il tempo che ha passato nell'abitazione, si è lavato, si è sbarbato, ha fatto una serie di operazioni che mi pare difficile ipotizzare che un soggetto possa compiere liberamente, se non è sicuro che di lì a poco lì non arriverà nessuno. Infatti la moglie era fuori di casa e il figlio non c'era e non sarebbe ritornato quella notte. Quindi sono tutte informazioni che fai un po' fatica ad avere, a meno che qualcuno, insomma, non te le abbia fornite. Quindi qualcuno che evidentemente ti conosce, sa, non trova così, diciamo, disturbante la tua visita, finché non si rivelano le tue reali intenzioni. Morale: Lee Miglin ruba denaro contante, sì, ruba una serie di monete d'oro, e vedremo che sono importanti. Sì, molto importanti. E ruba la macchina, questa Lexus molto molto lussuosa, che aveva all'interno una centralina telefonica, che lui cerca in tutti i modi di annullare, ma non ce la fa. Quindi utilizza la macchina di Lee Miglin, ma sa che deve liberarsene velocemente. Sì. Da lì, guarda, Alessia, il problema grosso, no, aspetta, c'è un numero di telefono, quindi non so come ti chiami. Diciamo che la clientela di Cunanan era prevalentemente formata da ricchissimi imprenditori, molti dei quali avevano, diciamo, una vita in chiaro con donne e figli, quindi moglie e figli, da moltissimi anni, che però poi si dedicavano nella parte un po' più oscura della loro vita a pratiche sessuali con questo tipo di soggetti come Cunanan, perché chiaramente avevano altri interessi di questo tipo. Quindi diciamo che per Cunanan non era certo un problema trovare clienti, ecco, insomma, sotto questo aspetto. Valentina, esatto. E quindi questa, diciamo, l'aspetto reputazionale è chiaro che nella storia di Lee Miglin ha un peso, perché la moglie era comunque un'imprenditrice, anche lei importante, di Chicago. Lui era una figura di riferimento per anche per la beneficenza, quindi era considerato comunque un imprenditore importante, ma anche una persona che faceva tanta beneficenza, quindi aveva comunque un'immagine sociale sicuramente da preservare. Quindi la famiglia è sempre stata nettissima su questo aspetto, certo, però i documenti agli atti lasciano intravedere qualcos'altro. E Roberta, il tempo discorso con Miglin e tutto quello che gli ha fatto a quest'uomo in maniera proprio terribile lascia ipotizzare che ci fosse anche una dimensione personale, quantomeno come se Cunanan
nell'uccidere Miglin volesse annientare quella parte di sé che per anni si era dedicata a soddisfare gli appetiti di questo tipo di persone. Ecco, infatti io volevo fare proprio questa domanda e penso che, cioè, che scaturisce anche dai commenti, cioè questi primi tre delitti da che cosa sono originati? Perché poi è un po' diverso anche il motivo per cui uccide. No, i primi due delitti sono uccidere. Jack Trail e David Manson, sì, sono originati da una rabbia. Dal rifiuto. Sì. Sì. Lui si sente rifiutato, sì, abbandonato, umiliato, lo mettono in qualche modo a confronto con col fatto che non esisteva, sì, quell'amicizia che lui pensava di avere o quel legame, esatto, che pensava di avere, e che anzi loro non lo volevano proprio più vedere. Quindi questo rifiuto, questo abbandono ha scatenato in lui una rabbia profonda e devastante che non è riuscito assolutamente a tollerare. Ha consentito a David di sopravvivere qualche giorno in più, probabilmente perché avendo provato per David un sentimento evidentemente importante per lui, insomma a modo suo, forse credeva di riuscire in qualche modo a convincere David a seguirlo e a farlo stare con lui, ma quando capisce che David non ha nessuna intenzione di, insomma, di stare con lui e di continuare a fuggire insieme a lui, ovviamente, e che anzi vuole confessare quello che è accaduto e portare lui chiaramente a essere catturato, probabilmente questo è l'elemento che gli fa decidere di eliminare anche, certo, lui, David. Miglin è questa figura, questo trade union, che poi è immediatamente successivo praticamente all'omicidio di Manson, dove però lui c'è anche bisogno, cioè non è soltanto un aspetto, è anche un aspetto, diciamo, sadico, no? C'è un aspetto sadico, sì, un aspetto psicologico, ma c'è anche una componente molto più lucida, perché lui ha bisogno di soldi e va, guarda caso, trova Lee Miglin, che ha parecchio contante a casa e ha delle monete d'oro che possono essere interessanti. Quindi guarda caso si presenta a casa di Lee Miglin. Ora, la famiglia sostiene che Miglin stesse prendendo una boccata d'aria in giardino fuori sulla strada. Ora dico, mi sembra strano, con una villa, con tutta una serie di questioni, che devi stare sulla strada a prendere una boccata d'aria. E che a quel punto ha incrociato QAnon ed è successo il patatrac. Non può essere andata così. È chiaro che lui va lì perché non solo, ripeto, conosce Miglin, ma perché ha anche bisogno di soldi. Sa che Miglin ce li ha e glieli avrebbe veramente dati. Ecco perché è un serial killer atipico, giusto? La prima fase è proprio più vicina a quella che anche nel libro, insomma, spiego, è più uno spree killer, cioè un soggetto che agisce in un intervallo temporale molto ristretto, diciamo, molto, molto concentrato, sì, sì, sulla scorta di una serie di impulsi irrefrenabili fondamentalmente. E sono tutte vittime, comunque sia, che lui annienta, elimina sulla scorta di una serie di impulsi che lui prova. Quello, diciamo, la rabbia abbandonica, il desiderio comunque anche di cancellare quella parte della sua vita, probabilmente. Lui, umiliando e uccidendo e torturando Miglin, in realtà sta cercando di uccidere quella parte di sé che ha per anni in qualche modo alimentato quel tipo di scenario. È chiaro che però qual è il problema? Che ormai sono tutti sulle sue tracce, perché già dopo il secondo omicidio, quello di David Manson, tutti cercano Andrew QAnon. Certo. Sanno benissimo che si tratta di lui, sanno che la Taurus è quella che ha rubato a Jeff Trail. Chiaramente, quando arriva la notizia che vicino alla casa di Miglin hanno trovato l'auto di David Manson, chiaramente fanno uno più uno. Quindi comprendono subito, e quindi c'è la polizia del terzo stato che è sulle tracce di Miglin, e nel frattempo è diventato tra i 10 most wanted dell'FBI, quindi dei maggiori cercati dell'FBI, e tutti gli danno la caccia. Chiaramente c'è la macchina di Lee Miglin con questa centralina telefonica che lui non riesce a disattivare, e quindi si trova nella disperata necessità di trovare un altro mezzo con cui spostarsi. Sì. E lì arriviamo. Ecco, e lì arriviamo al quarto. Quindi un altro soggetto che si trova tragicamente nel posto sbagliato al momento sbagliato. Perché lui vede fuori da un cimitero una cittadina sperduta, lui sta cercando chiaramente di fuggire, e trova vede sto pick-up rosso, capisce che, insomma, potrebbe essere l'auto giusta per confondere le acque, visto che tutti stanno cercando chiaramente l'auto di Lee Miglin. E a quel punto c'è William Reese, e lui lo fa fuori. Il pick-up a William Reese, che non ha neanche fatto resistenza, quindi probabilmente gli avrebbe tranquillamente dato le chiavi senza fare nessun tipo di problema, ma lui lo elimina sparandogli una serie di colpi con la... Perché l'avrebbe riconosciuto. Naturalmente sarebbe diventato un testimone, certo, per lui troppo scomodo. A quel punto, quindi arriviamo... Va a Miami e incredibilmente tutto si ferma. Quindi questa orgia omicidiaria che si consuma in pochissimi giorni, arrivata a Miami, si conclude, nel senso che lui sta due mesi
in totale tranquillità, trova una stanza al nome di Plaza Hotel, che è a qualche isolato distanza, non è lontanissimo dalla casa di Versace, parcheggia la macchina, cioè il pick-up rosso di William Reese, in un parking lot, cioè in un parcheggio pubblico poco distante dall'abitazione di Versace, dove poi lo troveranno, peraltro anche con delle multe, per cui nessuno ha pensato, dice, ma caspita, è uno dei maggiori ricercati d'America. Capiscono che chiaramente è stato lui a uccidere William Reese, a rubargli la macchina è parcheggiata in un parcheggio, manco nascosta, in un parcheggio di Miami, a pochi isolati dall'abitazione di Versace, e lì è rimasto finché purtroppo Gianni Versace è stato assassinato, perché solo dopo parte una caccia all'uomo, a quel punto tutta una serie di elementi entrano. Mentre a Miami, in questi due mesi di attesa, quindi l'unica vittima che lui proprio seleziona deliberatamente, per un motivo che non ha nulla a che fare con, diciamo, un aspetto pragmatico, o sottrarre qualcosa o rubare del denaro, lui vuole uccidere Versace perché ormai sa che insomma, il suo viaggio terreno sta per concludersi, perché comunque ha la polizia di mezza America alle calcagna più l'FBI, quindi non poteva avere grosse aspettative. In carcere era chiaro che non avrebbe mai retto, quindi non ci voleva assolutamente andare, che questa storia finisse, come peraltro in quasi tutti i casi di spree kill, con o il suicidio o la morte durante un conflitto armato, è praticamente la regola in questo tipo di situazioni, quindi non c'è da stupirci. Là con sé ancora la Taurus, quindi arriva a Miami, aspetta due mesi, si fa la sua vita, va nei locali, va al cinema, impegna una delle monete d'oro di infatti. La impegna perché ha bisogno di contanti, e nel frattempo chiaramente ha finito i contanti che ha rubato alle Miglin. Gaia Marchisio, cioè i genitori e il nostro ambiente contribuisce, allo sviluppo di ciascuno di noi, quindi sicuramente ha contribuito anche nello sviluppo di Kinanan. Il suo disturbo narcisistico primario nasce sicuramente in ambito familiare, sono i due genitori, come ho detto all'inizio di questa nostra presentazione, soprattutto la figura materna per certi versi, che ha prodotto proprio gli ingredienti fondamentali per trasformarlo in un narcisista maligno, ma non voglio levarvi il gusto poi di leggere come, infatti, quando. Perché lì è spiegato bene. Lì è spiegato molto bene, ma giustamente, insomma. Infatti, anche un po', se diciamo tutto. Però c'è quella parte lì, assolutamente sì. La fine che sceglie di fare, cioè quella per suicidio, è l'unica plausibile con un soggetto con queste caratteristiche. Perché l'idea, cioè il suo obiettivo era di ottenere quello che ha sempre sognato, quello che accompagna da sempre i suoi pensieri, le sue fantasie, cioè l'essere indimenticabile, essere quello che aveva Versace, sociale da essere indimenticabile. Non ci è riuscito tramite i suoi meriti, per le ragioni che abbiamo già ampiamente trattato, e quindi che cosa fa? Sceglie di eliminare non un uomo, un simbolo, ma infatti un simbolo di successo, di potere, di creatività, di lungimiranza, una persona che aveva in quel momento storico era all'apice della sua carriera, all'apice del successo, all'apice della notorietà. Lui sceglie Versace perché a tutti quanti lui ha tolto qualcosa. A Versace ha tolto diciamo, non solo la vita, ma ha tolto proprio simbolicamente la possibilità, il suo potere, la sua fama, l'essere famoso, considerato, adulato, ammirato da tutto il mondo. Questo gli ha preso. E una parte di quel successo che chiaramente Versace ha saputo costruire intorno a sé per i meriti che aveva, lui l'ha sottratta e l'ha trasferita su di sé. Oggi non è più possibile pensare a Gianni Versace senza pensare inevitabilmente a Kinanan. A prescindere che ne parli o meno, il primo pensiero che ti viene se parli di Gianni Versace è: ma guarda che fine che ha fatto. Infatti, quindi lui da quello che voleva lui. C'è proprio un passaggio iniziale del testo che vorrei leggervi, proprio dell'introduzione, del prologo, e che è proprio questo, insomma. Gianni non poteva sapere che bastavano un paio di colpi alla sua testa e al suo volto per passare alla storia, anche se nella maniera peggiore possibile, e che Andrew Kinanan lo stava aspettando, perché era fermamente deciso a fare qualcosa di grande, di clamoroso, di inimmaginabile, di impossibile. Lui si sarebbe trasformato nella versione più macabra di Perseo e avrebbe ucciso la Medusa. Ormai era deciso. Restava solo da stabilire quando, perché poi, subito dopo, tutto sarebbe finito, concluso. Andrew ormai non aveva più un futuro. Lo attendeva l'eternità.
Ne era certo, sarebbe diventato indimenticabile. Nessuno avrebbe più potuto pensare a Gianni Versace senza pensare inevitabilmente anche a lui, perché avrebbe ucciso un simbolo, roba da assassini speciali, indimenticabili, appunto. Questo è il succo, diciamo, estremo del libro. Come siamo arrivati a questo è chiaramente un aspetto particolare, però ci sono stati una serie di errori veramente clamorosi. Ecco, io quello che ti volevo chiedere è questo, se lui... della moneta, così è... Certo. Lui va a impegnare questa moneta che ha bisogno di soldi, va al banco dei pegni in zona e scrive nel modulo che bisogna compilare: Andrew Cunanan, dove sta? Normandy Plaza Hotel? Sì. Miami. Cioè, quello era uno degli oggetti che risultavano sottratti a Lee Miglin. Impegnato a Miami, quel modulo finisce nella scrivania di un agente che era andato in vacanza qualche giorno prima. E tale lì rimane fin dopo la morte di Versace. Quindi lo scoprono dopo che lui era al Normandy Plaza, perché a quel punto vanno a fare le verifiche e scoprono che effettivamente aveva impegnato un mese. Infatti la mia domanda era questa. E magari stava al Normandy Plaza, peraltro arrivano al Normandy Plaza, sbagliano il numero da indicare alla squadra di incursori e entrano nella stanza sbagliata. Quindi lui nel frattempo è scappato. Cioè, considerando che stiamo parlando di che stavano ricercando, ripeto, uno dei maggiori ricercati d'America, in quel momento Miami, cioè a partire dal 15 di luglio del 97, Miami si era trasformato in una gigantesca trappola, perché ovviamente c'era una caccia all'uomo che non risparmiava nessuno. Quindi quando 8 giorni dopo, il 23 luglio, Carrera, un vecchio custode, va sulla Collins per dare un'occhiata a una delle houseboat di cui lui faceva, insomma, si occupava di fare un minimo di sicurezza, insomma, di manutenzione, capisce che una delle porte è stata forzata, entra e capisce che c'è qualcuno all'interno, ma non vede nessuno, sente solo un colpo d'arma da fuoco detonare in maniera molto, molto potente. Morale esce, è agitato, c'è anche la moglie con lui, sono tutti e due anziani, chiamano il figlio dall'allarme, arrivano in blocco, polizia, vigili del fuoco, FBI, e Chico Forti dice: ma come mai tutti quanti per un semplice colpo d'arma da fuoco? Ma semplice di che? Stavano cercando tutti un soggetto armato. Comunque stavano cercando lui, sì. Cioè, se c'è una segnalazione che c'è uno che spara dentro un houseboat e non è certamente il proprietario dell'houseboat perché è all'estero, ti viene l'idea che ci possa essere Cunanan là dentro? A me personalmente sì, non mi stupisce che siano arrivati in blocco, perché in quel momento Miami era sotto assedio dalle forze di polizia perché stavano cercando di stanarlo ovunque. E quel colpo, loro poi per ore va avanti, lo descrivo poi nel testo, per ore va avanti l'asserragliamento dell'outpost, perché chiaramente cercano di prenderlo vivo, in realtà non lo sanno che lui è già morto, finché entrano con i lacrimogeni, riescono a entrare, a quel punto lo trovano. E lì ci sono tutta una serie di foto che ho avuto modo di esaminare e poi c'è tutto il filmato che ha fatto Chico Forti, tutto il girato di Chico Forti all'interno dello spot, chiaramente in un momento successivo ai fatti. Le storie si incrociano, anche se in maniera collaterale, io ne parlo ma in maniera molto, diciamo, limitata, giusto per far capire che Cunanan ha delle conoscenze strane. Thorsten Reine, che è il proprietario reale, vero, della houseboat sulla Collins, in cui viene trovato il cadavere di Cunanan. Thorsten Reine, che è anche quello che si era autoproclamato presidente della autoproclamata Repubblica di Sealand, che è una piattaforma aerea davanti all'Inghilterra, sostanzialmente, che lui si è inventato essere una sorta di stato a sé e addirittura produce documenti, tra cui passaporti. Anche Cunanan aveva un passaporto di Sealand. È curioso che sia stato trovato a casa di Thorsten Reineck, però è anche possibile, perché Reineck ha sempre detto di non aver mai conosciuto Cunanan, ma sembra difficile che Cunanan abbia un passaporto di Sealand senza aver avuto contatti con Reineck, ok? Quindi ci sono, e Reineck è il soggetto che in qualche modo agevolerà Chico Forti tramite il famoso Thomas Knott, che era amico di Reineck e che è quello che propone a Chico Forti la possibilità di fare il documentario Il sorriso della Medusa, acquistando i diritti di sfruttamento televisivo dell'Houseboat, che poi di lì a poco, insomma, crollerà a picco perché affonderà. Quindi ci sono degli incroci particolari, la lobby tedesca, tra le due storie, club di Las Vegas, questo Thorsten Reineck con una serie di prestanomi che in qualche modo torna un po' su tante vicende, però, ripeto, con la mafia non ha nulla a che vedere. Certamente è possibile che Cunanan sapesse che Reineck aveva un houseboat lì e che Reineck non era a Miami, quindi possa aver scelto di stare lì
sapendo che tutto sommato poteva stare abbastanza tranquillo. Questo ci poteva stare, assolutamente. Ma quando arrivano e lo trovano suicidato, nel senso che lui si è già suicidato, tutte le informazioni sono coerenti con un suicidio avvenuto lì, esattamente quando Carrera sente il colpo d'arma da fuoco. Quindi tutta la manfrina sì. dell'hanno ucciso altrove, l'hanno portato lì, è qua, è là, è la salma, è qua, è la pistola, non è possibile che sia rimasta lì. Sono tutte considerazioni che, volendo essere generosi, non lasciano neanche il tempo che trovano. Quindi io ho voluto affrontare questa storia in maniera molto puntuale. L'unica cosa che ti volevo chiedere è proprio il fatto che per 2 mesi sta lì, diciamo, in un certo senso fermo, che poi non sta tanto fermo perché fa un sacco di cose. Non avrebbero potuto beccarlo prima? Ma certo che avrebbero dovuto. Cioè si sarebbe potuto evitare? Lui stava lì perché aspettava Versace. Versace, peraltro, doveva arrivare dopo, perché dopo le sfilate, diciamo, di Parigi e Milano, lui va andare a Roma per le sfilate di Roma, invece si stanca perché era stato malato poco prima, quindi aveva un po' bisogno di riposo, e quindi siccome lui adorava andare a Miami, a casa Cipollina, che era la sua casa preferita, sontuosa villa, aveva anticipato l'arrivo a Miami di una settimana, e quello stava lì a aspettare. Lui lo vede, tempo 2 giorni di studiarne un minimo i movimenti, e al terzo giorno è successo quello che è successo. Ma certo, no, appunto, si sarebbe potuto evitare un assassino. Quando impegna la moneta, c'è la macchina di William Rees parcheggiata in un parcheggio. No, quello è pazzesco, veramente. Mute per mancato pagamento del parcheggio. Cioè, quindi qualcuno l'avrà ben presa sta tarda. Quindi vedete che anche la polizia americana qualche volta. Cioè, la moneta, addirittura tra quelle rubate agli Miglin. Sì, quello lì è clamoroso. Impegnata con nome e cognome, che addirittura dove stava il Normandy Plus, il modulo è chiarissimo, e cioè questo finisce sulla scrivania di uno che è in ferie e nessuno si va a porre il problema. Se io ho rubato degli oggetti, evidentemente perché voglio impegnarli, no? Da qualche parte. Non è andato da un ricettatore, addirittura è andato a un banco dei pegni, cioè voglio dire, no? È pazzesco. Cioè, non si nascondeva proprio, ma non, sì, c'aveva, sì, non aveva neanche voglia di nascondersi. A lui, sì, infatti, il finale di questa storia, lui nella sua testa l'aveva già scritto, lui interessava uccidere Versace e poi chiuderla lì in qualche modo, tentare la fuga per quello che poteva. Quando poi non c'era più la questione, a quel punto probabilmente lui sperava addirittura di essere ucciso in un conflitto a fuoco, probabilmente. Infatti ancora più eclatante, capito, quindi la situazione ormai era precipitata, ormai non c'era più modo di uscire, perché lo cercavano veramente dappertutto. Evidentemente i soldi nel frattempo erano finiti, e a quel punto lì ha deciso di accelerare un po' i tempi, tanto ormai avevano capito che l'avevano trovato, e anche lì ha deciso di farsi trovare assolutamente integro, nel senso che se tu vedi il volto è perfetto. Ma dicono, perché la polizia di Miami è diventata improvvisamente ma non è che era dilettantistica, che capitano anche. Poi chi è che se l'aspettava che questo uccidesse Versace? Il problema grosso fino che ad allora non aveva ucciso ipotizzato che potesse arrivare a tanto. Infatti. Cioè, finora aveva ucciso persone, comunque non ai livelli di Versace, di sicuro. Non ha ucciso in Carrera perché non gliene fregava più niente di uccidere. Lui ormai l'obiettivo l'aveva raggiunto. La notorietà sine die ce l'aveva già, aveva ucciso Gianni Versace, tutti lo cercavano, cioè lo sapevano tutti che era stato lui, perché cercavano lui per nome e cognome. La sua faccia era ovunque, in tutti i telegiornali, in tutti i programmi. Quindi lui era certo che ormai tutti sapevano che lui aveva ucciso Gianni Versace. Tutti. Quindi uccidere Carrera a lui non interessava, era semplicemente decidere quando porre fine al gioco. Sì. Quel giorno era un giorno buono, come poteva essere il giorno prima o il giorno dopo. Lì sapeva che l'avrebbero trovato, perché chiaramente questa persona è uscita, quindi l'avrebbero trovato, e quindi si è ucciso lì. Ma non c'è da cercare dietrologie. La salma da lì non è stata spostata, cioè non è stato ucciso altrove e trasportato lì in un secondo momento. Questo è proprio un dato che scientificamente le tracce smentiscono senza ombra di dubbio. Senza ombra di dubbio. Quindi si è ammazzato lì, ma ormai era quello il destino, cioè si aspettava che lui, il suo obiettivo era di non essere preso vivo. Ecco, ti fanno una domanda, cioè perché questo caso
così interessante. Io penso che proprio a livello di criminal profiling sia molto interessante. Ma è interessante perché la storia di QAnon offre tutta una serie di spunti proprio per fare un viaggio all'interno della mente di questa persona e per far comprendere effettivamente poi i vari passaggi che tragicamente lo spingono verso questo, prima uno stile di vita assolutamente disfunzionale, pericoloso e autodistruttivo, e poi questo, comunque questo aspetto narcisistico primario che è qualcosa che non riesce a reprimere, no? È qualcosa di incoercibile che lo porta a dire va bene, la mente è finita, ormai ho 4 omicidi sulle spalle, quindi non è che posso pensare di fare chissà cosa, in carcere non ci voglio finire, voglio però concludere questo mio viaggio terreno nella maniera più eclatante possibile. Considera che lui viene descritto da alcuni testimoni che lo conoscevano all'epoca del liceo, lui andava a questo college che si chiama Bishop School, molto, molto, diciamo, sì, di alto profilo, era l'unico figlio che QAnon e la madre avevano mandato alla scuola privata, gli altri non se ne parlava proprio, cioè lui godeva proprio di un trattamento completamente diverso da quello dei fratelli, quindi è chiaro che i genitori su di lui avevano investito e purtroppo per lui in maniera assolutamente malevola, quindi lì lo descrivono come quello che l'unico suo proprio principale desiderio e bisogno era quello di rendersi indimenticabile, quindi era uno di quelli che nel pezzo doveva farsi notare, che esagerava sempre, che raccontava cose mitomaniche, cioè lui aveva questo aspetto, tant'è vero che lui all'ultimo anno della junior school vince un premio come lo studente più indimenticabile della scuola. Quindi ha proprio quell'aspetto lì, cioè il sogno principale che lo domina è proprio questo. Tant'è vero che poi utilizzerà i soldi dei suoi ricchi amanti per far credere ad altri di aver raggiunto un successo in maniera autonoma, cosa che in realtà non ha mai saputo ottenere, insomma, no? Per cui è una storia molto interessante perché il soggetto che poi sviluppa tutte queste condotte è un soggetto che ha delle caratteristiche psicologiche molto interessanti che chiaramente danno modo di approfondire anche tanti aspetti, a partire dall'infanzia di questo ragazzo. Il libro è chiaramente parte dal delitto Versace, sì, però indubbiamente è concentrato principalmente sulla mente di QAnon e sul percorso che l'ha portato a scegliere di uccidere Gianni Versace e ad aspettarlo per 2 mesi a Miami in attesa dell'occasione che aspettava da tanto tempo. Infatti, secondo me questo libro è molto interessante per questo, a differenza di tutti gli altri, non racconta solo l'omicidio di Versace, che poi può essere romanzato quanto vuoi, ma racconta invece chi veramente l'ha ucciso, chi era. Il report della polizia con informazioni. Infatti. Anche di tipo medico legale, io ho riportato quelle nel libro, è molto bello anche di limiti, ho la scheda autoptica, quindi ho descritto il quadro lesivo perché effettivamente era particolarmente importante, insomma. Infatti io finora non mi sembra che ci siano testi di questo tipo, perché no, sulla vicenda no, qualche libro su Versace, ma non così, cioè una disamina così precisa, ma non è una biografia di Versace, no infatti analizza la vicenda giudiziaria, l'inchiesta, e soprattutto fa un'attività di profiling proprio relativamente a QAnon e a quelli che funzionano come QAnon, perché poi l'ho messo in parallelo con altri soggetti che hanno commesso anche condotte simili, insomma, rispetto alle sue. Quindi è un serial killer atipico perché inizia come spree killer e poi sceglie l'ultima vittima in maniera molto più accurata rispetto alle altre e ha un periodo di cosiddetto raffreddamento, cooling off, ampio, perché i primi 4 omicidi sono veramente in poco più di 10 giorni lui li commette, no? Tutti quanti. Dopodiché si ferma, quindi ha un periodo di raffreddamento, come si dice tecnicamente, molto ampio per un soggetto del genere, e a quel punto sceglie la vittima che vuole eliminare e la aspetta. Sceglie proprio un luogo che gli consente di raggiungere casa Versace molto facilmente, insomma. Chissà da quanti giorni. No, infatti è pazzesco, è davvero... Il tempo Versace era arrivato. Insomma. Secondo me si potrebbe prestare ad un film anche. Un giorno dal News Café, tutte le mattine, lui sicuramente ha raccolto informazioni in giro perché era molto abile, sapeva che quando stava a Miami, Gianni, la mattina, verso le 8 usciva, si andava a fare un caffè, leggeva i giornali, poi se ne tornava a casa Cosarina una mezz'oretta dopo. E lui l'ha aspettato lì. Chiedono se la sorella Donatella si è mai espressa sulla vicenda. Guarda, la sorella sulla vicenda, a parte chiaramente il, diciamo, esprimere il dolore per la vicenda in sé per sé, certo, in maniera netta no. Chi si è espresso a più riprese è Santo Versace. Sì. Si è sempre avuto una posizione molto netta proprio
nel tutelare la memoria chiaramente del fratello, fondamentalmente. Assolutamente sì. Cioè, incredibile come Versace fosse un bersaglio suo malgrado, senza saperlo, è pazzesco. Secondo me si presterebbe veramente a un film proprio su QAnon, cioè, questo libro potrebbe diventare un film su QAnon perché è molto negativamente affascinante la figura. Ormai quella che in gergo giovanile viene finita un attention whore, un pluriomicida, è appunto, ma il libro ti spiega perché arriviamo da un soggetto con un disturbo narcisistico come tanti, con una spasmodica esigenza di ricevere attenzioni, a un soggetto che invece diventa profondamente distruttivo. Lo spartiacque è l'esperienza che lui fa nelle Filippine. Lì la figura paterna viene completamente demolita, perché lui si rende conto che il padre gli ha raccontato un sacco di bugie. Questa cosa lo devasta nel profondo, perché per lui il padre è una figura di riferimento intoccabile, e quando poi è costretto a combinarne in tutti i colori, quando sta ancora nelle Filippine per guadagnare i soldi per poter tornare in America perché è rimasto senza un euro, lì evidentemente qualcosa nella sua mente si è spezzato. Si è spezzato inesorabilmente. Quello che è tornato a San Francisco non era l'Andrew QAnon, narcisista quanto vuoi, che è partito. È tornato un soggetto molto più distruttivo, molto più disturbato nel profondo. Certo. In grado di devastare chiunque gli rimandasse quell'idea di sé degradata che evidentemente ha sperimentato in quel periodo per riuscire a tornare negli Stati Uniti. Dicono sì, la fiction su Versace, quella, ma guarda, quella lì che hai visto è praticamente la fiction che è stata fatta, American Crime Story, però si basa sul libro della come si chiama? Ortiz, mi pare si chiami lei, che sarebbe una sorta di biografa di QAnon, però diciamo alcuni passaggi, almeno dai documenti, sono un po' forzati di quella, diciamo che in generale è realizzata in maniera abbastanza intrigante, però alcuni passaggi sono un po' forzati. Per esempio, non c'è nessuna evidenza che QAnon abbia mai incontrato Versace al Colossus Disco di San Francisco. C'era effettivamente un party, c'era stato un party importante per Gianni Versace a San Francisco al Colossus Disco, che era una discoteca, diciamo, gay molto nota, ma non risulta da nessuna parte che QAnon abbia avuto un invito a partecipare al party di Versace. E risulta chiarissimo che QAnon non ha mai messo piede in Italia, quindi non è possibile che abbia, come diceva, entrato Versace a Como, perché QAnon in Italia non ha mai messo piede. Quindi era sicuramente una delle vanterie, perché Versace era uno dei soggetti di cui lui era ossessionato. Era ossessionato anche da Tom Cruise. Cioè, lui si ossessionava, e di Versace era proprio, ne parlava in continuazione, a detta di alcuni testimoni. Quindi probabilmente lui questa ossessione per Versace ce l'aveva già in tempi non sospetti. Quando ormai comprende che la sua vita ormai è giunta al capolinea e non vuole che finisca così, in maniera così inutile e banale per certi versi, decide di eliminare Versace proprio per questo motivo, per costruirsi una sua eternità, una sua fama, per quanto malevola e distruttiva, ma destinata a durare a lungo. E purtroppo su questo punto devo dire che ha avuto ragione. Ce ne sono di personaggi, tra l'altro, nella storia, che hanno fatto cose del genere. Potrebbe averlo rifiutato Versace, non credo proprio che l'abbia mai incontrato. No, infatti. Ci sono dei personaggi che hanno fatto gesti del genere, ovviamente però non così. Ad esempio, prendiamo l'assassino di John Lennon, l'ha fatto davanti a tutti, cioè, e ha ucciso solo John Lennon, è una cosa diversa da questo. Sì, ma anche Chapman, attenzione, Chapman, che poi viene catturato immediatamente, uccide Lennon perché lo ritiene comunque uno, in qualche modo lo invidia, cioè lo uccide perché ritiene che sia una persona che ha tutto quello che lui avrebbe dovuto avere ma non è mai riuscito a possedere. Quindi elimina Lennon anche soprattutto per questo, perché è un soggetto rancoroso, invidioso, che riconosce a Lennon tutto quello che lui avrebbe sognato di avere, possedere, la considerazione di cui godeva, ma non era riuscito chiaramente a raggiungerla, e quindi uccide Lennon per questo motivo. Il meccanismo non è molto diverso, sono due personalità sicuramente questo qui è diverso, perché è cavolo. Un narcisistico mitomanico grandioso, grandioso, distruttivo, e ce l'avevano entrambi. Sì, questo ha di particolare che uccide altre persone prima di tutto, e poi proprio uccide lui perché deve ottenere la fama che non ha mai avuto, che ha sempre voluto. Versace è il simbolo, e per diventare
Sì. Eterni, immortali, bisogna uccidere un simbolo. Lui questo l'ha capito perfettamente. E purtroppo Avrebbe, ecco, quello che ti chiedo, avrebbe potuto farlo anche davanti a tutti, secondo l'ha te? fatto davanti a tutti. L'ha No, e fatto. poi, no, senza fuggire, anche se per poco tempo, cioè, e poi ucciderseli davanti a tutti. Davanti a tutti, c'erano 15 testimoni presenti al momento in cui lui ha esploso i colpi contro Gianni Versace. Non è che si è fatto problemi e non aveva cose per No, ma celare. io mi Aveva chiedo perché è scappato, il cioè. volto non era coperto. Avrebbe potuto uccidersi anche là allora, boh. Avrebbe potuto farlo, ma probabilmente in quel momento voleva godersela un po' prima. Ah, Voleva ok. godersi Sì. quello che sarebbe accaduto dopo, insomma, voleva vedere la sua faccia in TV, voleva che tutti parlassero di lui, quella è la parte interessante del discorso. Se fosse Ok. ucciso subito, quella parte lì Sì. non l'avrebbe vissuta, che era quella che chiaramente lo appagava maggiormente. Ma i suoi genitori dopo che Il è padre successo? non, praticamente ha fatto una serie di osservazioni farneticanti dicendo che il figlio non era omosessuale. Che non è vero che ha ucciso Versace, non è vero che ha ucciso gli altri. Il padre era chiaramente nella fase. Sì, ma il padre, insomma, vive nelle Filippine, viveva nelle Filippine, in sorta di baracca, si era iscritto a una setta di survivalisti, insomma, un soggetto particolarissimo. Aveva cercato anche di dire che lui aveva delle cose da dire del figlio dietro pagamento, Ah beh, chiaramente. certo, Un vecchio Pete un modesto che classico. aveva perso il vizio di speculare su chiunque. Però nessuno gli ha mai dato retta. La madre, che nel frattempo aveva delle problematiche psichiatriche abbastanza importanti, era rimasta da sola, chiaramente aveva dovuto vendere la casa e tutto quanto, è l'unica che ha avuto le ceneri del figlio, l'ha voluta lei, e gli ha preparato una specie di giardinetto in questa casetta piccola, molto modesta, che aveva per il figlio, e poi è morta chiaramente anche lei. Però, diciamo, due persone che hanno cercato. La madre non è che abbia detto granché, il padre invece cercava di negare tutto e soprattutto che il figlio fosse omosessuale. Questo era il suo Proprio problema l'evidenza. principale, Sì, insomma. beh, certo, è un classico. Sì. Allora, dici dove possiamo trovare il libro? Allora, concludiamo questa nostra presentazione. Il libro è disponibile in tutte le principali librerie italiane e in tutti gli store, quindi Amazon, IBS, Mondadori, chi più ne ha più ne metta, insomma, per cui. Molto facile da trovare, lo trovate veramente in tutte le librerie perché insomma la distribuzione direi di libri è capillare. Quindi, insomma, mi auguro che possiate leggerlo e magari Ecco. nelle prossime puntate ci confrontiamo anche sul testo con chi l'ha letto in maniera E io magari più anzi inviterei mirata. poi a seguire la dottoressa Bruzzone che sta facendo un tour proprio Sì. di presentazione del libro dal vivo, così se lo prendete e volete che lo autografi potete trovarla, ad La esempio il prossima 25 tappa luglio, è ecco, dici le 13 prossime luglio, tappe. la prossima tappa 13 luglio a Ostia, allo stabilimento Le Dune di Ostia alle 18. Poi ho un'altra tappa il 20 luglio alla Versiliana Caffè, quindi a Marina di Pietrasanta alle 18:30. Poi il 25 di luglio sono a Finale Ligure con Con Laura me, alla Sala ai Boncardo, bagni Boncardo. un posto bellissimo davanti al mare. E poi ho una serie di tappe il 2 luglio sono vicino a Frosinone, poi vi pubblico la locandina, e poi sono in In Sardegna, ho Sardegna. sembra 3 date in Sardegna, a Masainas, a Villa Simius e all'aeroporto di Cagliari, e poi vabbè, da lì poi a settembre vedremo insomma di riprendere un po', ok? Il nostro libro Infatti. su Bossetti uscirà entro l'estate perché adesso finalmente ci posso lavorare. Laura la sua parte l'ha fatta, ora tocca a me, che sono quella un po' più, diciamo, Ma sì, lenta. ma tanto l'argomento è sempre vivo, come avete Sì, visto in sì. questi giorni Ma ci guarda, sono entro anche l'estate delle novità, avrete anche quindi. la nostra nuova creatura tra le mani, sicuramente, insomma. Sì, a Cagliari all'aeroporto. Adesso poi se continuate a seguirci, comunque Sì, mettiamo sulla infatti, infatti, mia infatti. pagina di Facebook o su Instagram, le troverete sicuramente. Sì, all'aeroporto di Elmas, esatto. C'è una libreria e ci sono una serie di autori, sempre per il Festival Libre Evento, dove ci sarò anch'io. Ok. Bene, ragazzi, allora, grazie Laura per la tua presenza. Grazie alla dottoressa Saluto a Bruzzone, tutti. grazie a tutti. Buon proseguimento. Al prossimo lunedì.